Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Secondo podcast prodotto in collaborazione con Ampio Raggio e dedicato all'edizione 2019 di Jetsin di Pietrelcina, in provincia di Benevento. Un po' come abbiamo fatto ieri, cercheremo nei prossimi minuti di farvi vivere dalle voci dei protagonisti ciò che sta accadendo in queste ore a Pietrelcina. Diamo subito la parola a Anna Elisa Fersini della Fondazione Ampio Raggio, a cui abbiamo chiesto un bilancio di questa prima giornata di lavoro. Sì, allora la giornata è stata intensa dal punto di vista lavorativo perché abbiamo organizzato delle call for ideas, quindi dei tavoli di lavoro dove abbiamo invitato stakeholders provenienti da ogni ambito, dal settore pubblico, quindi pubbliche amministrazioni, settore privato, start-up, grandi aziende come piccole aziende, pionieri, innovatori, università, centri di ricerca. L'obiettivo era quello di portare avanti una delle azioni di Ampio Raggio, perché mi preme ricordare che Ampio Raggio ha l'obiettivo, proprio alla mission, di fare innovazione fuori dai luoghi comuni. E quando noi parliamo di innovazione intendiamo un'innovazione a 360 gradi, un'innovazione che parte prima di tutto dalle persone. Come diciamo spesso, un'innovazione tecnologica o un'innovazione digitale non è sufficiente per far sì che accada il cambiamento se non supportata da un'idonea innovazione manageriale, strategica e soprattutto sociale. E Ampio Raggio che cos'è? Fa innovazione sociale, cioè ha trovato un nuovo modo, quindi un modo innovativo di far incontrare le persone e i vari stakeholders al fine di accorciare le distanze e creare il punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di innovazione. Oggi, attraverso questi tavoli di lavoro che abbiamo organizzato, abbiamo realizzato 15 tavoli di lavoro tematici su delle tematiche molto innovative e molto attuali, abbiamo realizzato un'azione del nostro piano strategico di Ampio Raggio. E infatti, perché ieri Nino ci spiegava un po' come funzionano le varie giornate, quindi ci sono questi tavoli tematici in cui c'è chi propone un tema e si invitano gli altri a proporre delle possibili soluzioni. Oggi il focus più o meno su che cosa verteva? Allora, le tematiche sono state le più disparate. Ad esempio, io ho partecipato al tavolo Invitalia e Fondazione Focus. Invitalia, l'obiettivo di Invitalia qual è? È quello di, che ovviamente Invitalia ha delle risorse finanziarie da investire da mettere a disposizione degli attori locali, quindi del territorio. L'obiettivo era quello di raccogliere della progettualità interessante, ma non solo il singolo progetto, ma anche il progetto pioniere che possa essere da veicolo per altri progetti sul territorio. Il tavolo al quale ho partecipato è stato un tavolo interessante dove vi era non solo Invitalia, Fondazione Focus, il cui obiettivo è quello di rivitalizzare un'area critica che è quella dei quartieri spagnoli, quindi Di Napoli, quindi l'obiettivo del rappresentante della Fondazione Focus era quello di raccogliere delle idee per creare dei luoghi di aggregazione sociale all'interno dei quartieri sociali, quindi portare dell'imprenditorialità finanziata attraverso le misure messe a disposizione da Invitalia. E intorno a questo tavolo ci sono stati veramente delle start-up molto interessanti, molto innovative, ma anche società di formazione che hanno messo, hanno proposto delle idee interessanti, cioè inserire anche delle azioni formative, ad esempio per gli abitanti del quartiere spagnolo, per rafforzare il senso di identità e anche una consapevolezza per spingerli verso un'imprenditorialità. E un altro aspetto che è stato toccato oggi è naturalmente è stato accendere un faro sulla Fondazione Ampio Raggio. Sei stata anche tu a parlare, a illustrare un po' quello che è la Fondazione, che lo ricordiamo sta per avviare, o meglio ha avviato già l'iter per essere riconosciuto da un punto di vista giuridico, e quello che poi in concreto vuole andare a fare. Ce lo puoi sintetizzare giusto in due parole?
Sì, allora la Fondazione Ampio Raggio oggi è una fondazione di partecipazione, quindi è un'associazione, e l'obiettivo è quello di farla diventare una fondazione. Per fare questo abbiamo bisogno ovviamente di raccogliere il capitale, diciamo, minimo per costituire una fondazione di 30.000 euro. E quindi abbiamo raccontato il nostro programma strategico. L'obiettivo era proprio quello di tracciare una linea, cioè qual è la nostra mission, che cosa vogliamo fare, qual è la nostra identità, e abbiamo raccontato in che modo vogliamo perseguire questa mission. Jetzin è un'azione del piano strategico, ma insieme all'organizzazione di questi eventi di Jetzin ci sono anche, ad esempio, l'avvio di partnership, di protocolli d'intesa con centri di ricerca e università, proprio per creare un ponte fra il mondo della ricerca e le imprese, oppure creare dei partenariati con delle istituzioni, degli accordi o protocolli d'intesa con pubblica amministrazione, cioè tutto quello che può essere utile per creare rete, fare networking e quindi alimentare l'ecosistema di Ampio Raggio. A noi piace definire Ampio Raggio come un'intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva la si forma se siamo in tanti punti di vista, tante competenze, tante persone diverse. È qui che viene generata la vera innovazione, è qui che si genera la contaminazione. La contaminazione porta creatività, porta innovazione. E soluzioni. E nuove soluzioni, perché ovviamente noi... Sì, ci piace incontrarci anche e organizzare questi tavoli di lavoro in momenti ludici, però noi seguiamo i vari stakeholders anche dopo questi momenti ludici, perché l'obiettivo è trasformare un'idea in un progetto concreto, in un investimento. Quindi noi fra qualche mese magari ci possiamo ritrovare e dire: ah, dopo l'evento di Pietrelcina abbiamo realizzato 3 progetti, abbiamo generato 5 milioni di investimento. Cioè, questo è il nostro obiettivo: trasformare l'innovazione in valore concreto per il territorio. State ascoltando il secondo speciale che Start Me Up dedica a Jetzin 2019 di Pietrelcina, e al microfono c'è Fabio Bruno. Andiamo quindi a scoprire i tavoli di lavoro che hanno animato la seconda giornata. Naturalmente non possiamo sentirli tutti. Abbiamo scelto di raccontarvi quelli coordinati da Flavia Varzano e Francesco Roca. Start Me Up speciale Jetzin 2019, siamo con Flavia Varzano, assessora a Roma Semplice. E innanzitutto benvenuta. Grazie, benvenuti voi nella mia vita. Allora Flavia, tu qui hai avuto il compito di gestire il tavolo sugli smart citizen. Ci dici innanzitutto chi sono questi smart citizen? Allora, l'amministrazione capitolina ha servizi, siamo nel 2019, ce li ha anche online, tanti, belli, efficienti o meno, ma insomma tanti servizi a cui si parte dal sito per trovare soluzioni anche tramite il digitale. I cittadini romani, alcuni sono molto smart, altri un pochino meno, quindi l'obiettivo di questo incontro era far sì che cercare dove sono gli elementi per far sì che più cittadini romani siano davvero smart, che usino più possibile le tecnologie per semplificare prima di tutto la propria vita, magari anche perché in maniera sostenibile ci sia meno inquinamento, per esempio, perché le cose si possono fare anche online. Cosa ti porti quindi alla fine? Quali sono le conclusioni che sei riuscito a trarre alla fine di questo tavolo? Un po' di belle cose me le sono portate a casa, sì. Intanto la misurabilità dell'esperienza che faccio, ovvero i servizi online ci sono, ma analizzare quanti e quali vengono fatti e da quante persone oggi, e poi magari dopo una campagna di comunicazione quanti in più o in meno ce ne saranno, è uno strumento che per me è molto importante e utile per capire se sto lavorando nella direzione giusta. Un'altra è: avevo pensato in maniera un po' troppo tecnologica, e quindi come arrivare a chi invece tecnologico non è. Suggerimenti anche forse banali ma efficaci, come a raccontare le informazioni nei centri anziani, oppure mettere all'interno delle bollette che arrivano a tutti i romani di acqua, luce, gas, l'informativa su quanti e quali servizi online ci sono, e quindi fateli lì, perché fatti lì costano meno,
perché lì sono gratis e di persona allo sportello si pagano i diritti di segreteria. Piccoli trucchi del mestiere, anche andare nelle palestre, perché se me lo dice la persona di prossimità e non l'assessore o la struttura capitolina, ma il mio amico, il mio collega, la persona con cui vado a comprare al supermercato o in palestra, ho forse più fiducia, l'anziano in particolare, è più facile che ascolti lui e se lo faccia spiegare da lui, piuttosto che non da una struttura di Roma Capitale. Al di là del tuo ruolo istituzionale, tu comunque sei un'esperta e una persona che comunque ha lavorato sempre nel campo dell'innovazione, con un occhio poi molto speciale e attento a tutto ciò che è open. In che modo, secondo te, innanzitutto se ha ancora senso parlare di linguaggi open in un'epoca in cui internet sembra aver preso un'altra strada, quella dei grandi monopoli? Guarda, parto dal fondo. Stiamo organizzando a novembre un evento che si chiama Festival della Conoscenza Libera, proprio perché lì si parlerà di open source, open data, open standard, open access, open innovation, ovvero condividere conoscenza a qualunque livello sia, che sia software o che siano dati o che siano informazioni, condividere. A Roma Capitale una delle primissime delibere, era ottobre 2016, sono stata nominata a luglio, è stata proprio sull'adozione del software libero all'interno di Roma Capitale. Abbiamo installato 14.000 licenze LibreOffice e stiamo lentamente disinstallando licenze di Office da chi non lo sta usando da più di 6 mesi. Non si lamentano, quindi vuol dire che non lo stanno usando, quindi sto facendo bene il mio lavoro. Poi è chiaro che da lì arrivare all'utilizzo massivo di soluzioni libere all'interno della pubblica amministrazione c'è più strada. Però per esempio con l'assessore al bilancio abbiamo fatto un passaggio da un'azienda di software proprietario per tutta la parte di bilancio, quindi software rilevante in un'amministrazione come Roma, a un software libero, open source, quindi dai, pezzettina alla volta. E soprattutto, visto che hai anche nominato il bilancio, mi dicevi l'altro giorno che state avviando, o meglio, avete avviato un processo di bilancio partecipato all'interno dell'amministrazione. Sì, abbiamo fatto l'anno scorso una prima sperimentazione in un municipio, nel municipio ottavo, Roma divisa in 15 municipi. Quest'anno invece abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro per tutti e 15 municipi, più in realtà sono divisi anche in un sedicesimo tranche per progetti intermunicipali, proprio per favorire l'integrazione sui territori, nell'ambito del decoro urbano. È finita la votazione, prima la presentazione, hanno partecipato 25.000 persone, tante. Sono stati presentati più di 1.000 progetti, di cui tecnicamente sono state estratte più di 900 perché erano rispondenti ai requisiti, quindi nell'ambito del decoro urbano. Cioè, adesso, in parole povere, voi avete chiesto come abbellireste una parte del vostro quartiere? Sì, per esempio, oppure che proposte fai di decoro. Mm-hmm. E abbiamo chiesto quindi sia di fare proposte che di votare. Okay. E la graduatoria è stata fatta in funzione del numero di like, quindi di mi piace il tuo progetto, che sono stati fatti, e sulla base di questa graduatoria ci sarà un ufficio tecnico, ovviamente deve essere tecnico, che valuta se, quanto e come possono essere implementate. A ottobre si finisce questo processo. Bene, quindi comunque immagino tu sia soddisfatto di questo, sì, di questo percorso. Assolutamente sì, era una cosa che era messa nelle linee programmatiche, la partecipazione è una delle mie deleghe, quindi ovviamente questa cosa l'abbiamo fatta insieme all'assessore al bilancio, ma la partecipazione una delle mie deleghe fatta veramente volentieri col cuore, sì. E c'è un modo per seguire un po' quelle che sono le tue attività oppure diciamo è tutto legato all'amministrazione adesso, ma anche non soltanto alla tua attività amministrativa, anche un po' quello che tu fai solitamente? Immagino ultimamente insomma è molto focalizzato su Roma, però ecco. Ci sono i social network, che è chiaro che sono molto più per chi è un po' digitale, ma io sono su Facebook da 10 anni o giù di lì, su Twitter, su LinkedIn, su SlideShare, su ovunque più o meno sono rintracciabile, su Instagram ci sono un po' meno ma ci sono, ovviamente ci sono anche gli account quelli ufficiali, quindi ci sono quelli di Flavia Marzano ma anche quelli dell'assessora Flavia Marzano, che sono separati, diversi, perché in uno è solo istituzionale e nell'altro posso anche metterci una foto di quando vado al mare, sempre meno perché non c'è tempo in me. Okay. Però rispondi. Però rispondo proprio a tutti, sì. Okay. Grazie mille. Grazie a te davvero, di cuore. Start Me Up speciale Jetsin 2019. Siamo con Francesco Roca di Enea Enterprise European Network. Innanzitutto, benvenuto.
Salve, grazie. Oggi lei è stato uno degli animatori del tavolo. Prima di però andare a vedere un po' che cosa è successo, ci puoi dire giusto due parole sull'Enterprise Europe Network? Bene, European Enterprise Europe Network è una rete finanziata dalla Commissione Europea tramite l'agenzia, l'Executive Agency for Small and Medium Enterprise, ed è una rete la più importante a livello mondiale, con oltre 60 paesi rappresentati, quindi non solo Europa, quindi anche Nord Africa, Nord America, Centro America, Sud America, paesi asiatici, Cina. Ed è una rete che si avvale di oltre 600 organizzazioni con oltre 3.000 esperti di politecnologici, centri di ricerca, università, uffici regionali per lo sviluppo, ed è una rete che serve proprio a creare le condizioni per poter permettere alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi, crescere l'innovazione, cercare di entrare anche in altri mercati esteri. E infatti il tavolo a cui avete preso parte, che avete animato, aveva proprio questo come focus, ovvero le opportunità che la comunità europea o la Commissione europea mette in atto per le PMI e i centri di ricerca e naturalmente le start-up. Com'è andato questo tavolo? Diciamo che la prima cosa che abbiamo fatto in questo tavolo, cioè è stato quello ovviamente di presentare la moltitudine di servizi offerti da Enterprise Europe Network, che coprono diverse opportunità, dai broker da G-Vend che servono a promuovere lo sviluppo di partenariati, anche creare le opportunità per farsi conoscere. Ci sono anche, vengono offerti anche servizi quali l'inserimento nel database della Enterprise Europe Network, che ha centinaia di migliaia di dati proprio per promuovere e dare la possibilità alle piccole e medie imprese di farsi conoscere, ma anche servizi che vengono offerti quali l'Innovation Health Check, cioè la possibilità di fare un audit presso un'azienda per capire quali sono i punti di criticità, o anche organizziamo giornate formative e informative. E proprio in questo contesto oggi abbiamo sfruttato un'ottima opportunità, quella di presentare l'European Innovation Council Pilot Project, che è un nuovo programma che va a sostituire il vecchio SME Instrument, per qualcuno che lo conosce, che ha proprio come finalità quella di creare le condizioni per cui sia un ricercatore, un tecnologo che ha un'idea dirompente, un'idea innovativa di creare impresa, perché uno dei grossi limiti che abbiamo in Europa e quindi anche chiaramente in Italia, forse anche più di tanti altri paesi, è proprio quello che quando si hanno delle ottime idee possono esserci delle serie di difficoltà per avere i finanziamenti. Questa è un'opportunità tramite la parte del progetto che viene chiamata Pathfinder, di dare la possibilità a un ricercatore tecnologico di avere un finanziamento fino a 4 milioni di euro proprio per sviluppare e creare impresa. C'è la controparte anche per le piccole e medie imprese, che è chiamata Accelerator, dove si dà un finanziamento, in questo caso non al 100% come in altro caso, fino al 75%, fino a 2 milioni e mezzo di euro. Ma dobbiamo anche considerare che in questo caso, mentre in altro caso si sta considerando proprio la creazione di un'impresa, quindi anche una possibilità, ma anche una difficoltà maggiore. In questo caso parliamo di un'impresa preesistente che deve sviluppare un'idea, ma c'è anche la possibilità di avere la possibilità di accedere a finanziamenti di equity fino a 15 milioni di euro. E mi diceva anche fuori onda che a questo tavolo sono venuti fuori alcuni progetti che sarebbero comunque sarebbe possibile applicare proprio a questo bando, giusto? Certo, proprio perché alcune idee che sono state proposte sono abbastanza innovative. Confermo che abbiamo avuto tre idee veramente molto brillanti, che riguardano una nuova app nel settore della ristorazione, sia lato ristorante ma lato utente, che ha dei contenuti fortemente innovativi. E abbiamo anche discusso con un'azienda per la creazione di servizi molto particolari nel settore del risparmio energetico. Quindi insomma, sotto vari punti di vista e soprattutto in vari ambiti. In conclusione, c'è un modo per tenere d'occhio anche l'Enterprise Europe Network? Ci sono dei collegamenti che possiamo visitare o che può comunque consigliarci? Ci possono contattare via email all'indirizzo staff.enea.bridgeeconomy@enea.it e possiamo fornire informazioni e supporto. Grazie mille. Grazie a voi.
Getsin è anche networking fra le startup. Alcune sono presenti per trovare possibilità di finanziamento o semplicemente per ricevere dei feedback sul proprio lavoro. In questo speciale vi presentiamo Luogo Sicuro e Go Drink. Start Me Up, speciale Getsin 2019. E siamo con Lorella e Carmen Troncone di Luogo Sicuro. Benvenute innanzitutto. Grazie, grazie a te. Grazie, ciao, buonasera. Dunque, Luogo Sicuro, Lorella, ci spieghi che cos'è? Luogo Sicuro è una startup innovativa che si occupa della sicurezza del territorio e noi abbiamo ideato un'applicazione per la diffusione e informazione dei piani di protezione civile comunali. Attualmente, in caso di calamità naturale, la gestione dell'emergenza è affidata al sindaco, che è il primo responsabile di protezione civile, che opera attraverso uno strumento che è appunto il piano di protezione civile, che consiste in fascicoloni, diciamo, di difficile consultazione, diciamo così, e adatti a dei tecnici specialisti. E invece al cittadino, per difendersi dall'emergenza, viene data una mappa cartacea del piano di protezione civile che lui dovrebbe tenere in uno zainetto conservata dentro casa e tirare fuori in caso di emergenza, in caso di calamità. Questi per noi sono strumenti assolutamente obsoleti e non al passo con i tempi. Quindi noi del team Luogo Sicuro abbiamo sviluppato un'applicazione da mobile che consiste in una mappa georeferenziata con un servizio di geolocalizzazione. Su questa mappa viene montato il piano di protezione civile comunale e questo consente innanzitutto agli operatori nel settore di muoversi facilmente durante l'emergenza, avendo tra le mani uno strumento che è geolocalizzato, quindi loro possono muoversi facilmente con il piano di protezione civile e vedendo la propria posizione, quindi questo aumenta nettamente l'efficacia del soccorso. Poi, diciamo, un'altra grande potenzialità di questa applicazione è appunto la possibilità di visualizzare i rischi del proprio territorio, quindi se sul territorio è presente ad esempio il rischio frana, vengono definiti questi poligoni delle aree a rischio e questo consente di tenere monitorati in caso di emergenza le aree più vulnerabili del proprio territorio e quindi la popolazione più esposta al rischio. Per un cittadino, infine, possiamo dire che questa è un'applicazione salvavita, perché consente, attraverso la pressione di un tasto che viene chiamato Save Me, al cittadino di muoversi verso l'area più sicura rispetto alla sua posizione. Luogo Sicuro è un'applicazione che entra in gioco quando c'è l'emergenza, però in realtà aiuta naturalmente sia il cittadino ma anche chi opera all'interno della città per conoscere meglio lo stato dello stabile. E in questo senso, insomma, ci ricordavi prima, Carmen, che che Luogo Sicuro permette anche di riconoscere, o meglio di sapere, lo stato di salute di un edificio e di una costruzione, giusto? Giusto, allora noi riusciamo a caratterizzare e a descrivere tutte le informazioni su un edificio che consentono alla protezione civile di stabilire quale di questi edifici è sicuro e quale no. E ci serviamo della collaborazione di un'altra società, che è la ESA, che attraverso lo Smart Point, che è una memoria, ci consente di installare una piastrina su ogni edificio. Questa piastrina contiene delle informazioni che tutte insieme ti consentono di avere un buon livello di conoscenza dell'edificato in generale. Quindi noi che cosa facciamo? Tutte queste informazioni le riportiamo sulla nostra mappa, quindi sul Luogo Sicuro, e quindi possiamo identificare questi edifici, per cui attivando questa funzione, cioè edifici monitorati, noi possiamo identificare ogni edificio. Premendo sull'edificio avremo la stessa scheda che noi troviamo poi sul posto. Tutto questo sistema è stato possibile anche da una collaborazione con ESA, e noi abbiamo qui Sasha Carraro a rappresentare quest'altra startup. Tra l'altro questo matrimonio, tra virgolette, è avvenuto al Getsin Ligure, quello di Laguiglia. E quindi, prima di parlare però di come è avvenuta questo incontro, volevo chiederti, Sasha, in che modo vengono immagazzinate questi dati all'interno della piastrina? Vengono immagazzinati a contatto,
In effetti questa memoria EEPROM sarebbe una memoria che può essere sovrascritta in ogni momento ed è a contatto, appunto, non presenta una propria batteria, viene alimentata da una scarica elettrica, è una memoria passiva in effetti, viene alimentata da una scarica elettrica indotta dal lettore, in effetti, che si collega poi al computer o al tablet, insomma, che serve per scriverlo o leggerlo. E questo permette anche di quindi aggiornare facilmente le informazioni in esso contenuto. Sì, sì, esattamente. E c'è da dire che la memoria ha una durata di per sé in condizioni climatiche ottimali, che non superino o non scendono al di sotto di una certa gradazione, che si aggira intorno al centinaio di anni. Questi 100 anni vengono rinnovati ogni volta che viene toccata la memoria. Quindi, insomma, è caratterizzante dell'edificio a un certo punto. Bene, ci date in conclusione qualche riferimento online dove poter trovare tutte le informazioni necessarie? Sì, www.luogosicuro.com. Mentre per quanto riguarda ESA? Potete trovare le informazioni sia su www.esanapoli.com oppure su www.smartpointsa.com. Stereo Me Up speciale Jazzin 2019, siamo con Maurizio Gullotti di Go Drink, innanzitutto benvenuto. Grazie. Allora, in due parole, cosa fa Go Drink? Go Drink è una piattaforma che si occupa di mettere in comunicazione amanti del vino che vogliono incontrare nuove persone e condividere un calice di vino. Detto in due parole, di fatto tu sposti l'esperienza del social eating al social drinking. Esattamente, infatti è una piattaforma di wine sharing, come la chiamo io. Ma questa cosa come funziona? Funziona sia con i locali che a casa propria? Come l'avete pensata? Allora, era nata come un'idea di casa, quindi persone nella propria casa organizzano questa serata e a questo punto decidono il vino che vogliono condividere, quante persone vogliono incontrare e tramite l'applicazione e la piattaforma persone interessate acquistano la partecipazione, si incontrano e si conoscono. E alla fine invece da quant'è online il servizio? Allora, la startup è nata 2 anni fa, il servizio è ormai online da 1 anno e mezzo, abbiamo già organizzato più di 250 eventi. E le persone come rispondono? Non lo so, a volte nel mondo startup capita che uno mette sul servizio, lo immagina in un modo e poi gli utenti ne fanno un uso totalmente diverso da quello che avevi immaginato. È successo anche questo con te? Ah, non è totalmente diverso, però sicuramente mi hanno dato un sacco di nuove idee. Quindi io cerco di essere presente, infatti è una dura vita quella di fare un evento al giorno, tutti i giorni. Infatti sono già ingrassato anche di un po' di chili, perché ovviamente partecipando ogni sera. Comunque, al di là del gioco, incontri le persone, parli, chiedi loro cosa ne pensano e ti danno delle idee. Quindi direi che non è un twist completo quello che ho fatto, però sicuramente ho smussato degli angoli e ho cambiato alcune modalità di interazione, perché il feedback delle persone è molto importante. Ci puoi fare un esempio soltanto di una cosa che prima era in un modo e poi l'hai cambiata? Assolutamente sì. All'inizio ho pensato che fosse importante dare un'esperienza completa alle persone. 4 calici di vino di questo genere, comprale, costano X. Poi mi sono reso conto che solo delle persone che sono già appassionate acquistano 4, 5, 6 calici in una botta sola. Tutte le altre persone che in realtà vogliono solo scoprire, non si espongono per 30-40 euro a serata. Allora cosa ho fatto? Vendili solo un calice di vino, 5 euro, 6 euro, un prezzo più basso, solo per provare. Magicamente un sacco di iscritti, un sacco di persone che arrivano, un po' più difficile da organizzare perché non sai mai se non hai comprato 1, 2 o 3, non sai quante persone ti aspetti, però molte persone nuove hanno cominciato a venire. E questo nasce anche da una tua esperienza, perché tu sei sommelier. Esattamente, sono sommelier e con la mia idea volevo fare qualcosa di diverso. Non si deve dire, al di là delle degustazioni classiche dove sono tutti seduti, ascoltano chi parla per mezz'ora, un'ora, quant'altro. Ecco, io volevo una cosa più easy, non per sminuire il vino, ma soprattutto per dare risvolto al social, perché in realtà quando tu hai accanto alle persone e bevi, magari vogli scambiare 2 chiacchiere, ma se lo fai in quel momento, silenzio, non parlare, stiamo ascoltando chi spiega la serata. E quindi volevo renderlo un pochino più social, sempre più vicino alle cantine, sempre più vicino a chi vuole comunicare il vino in un modo diverso, sempre dando una giusta immagine del produttore, ma avvicinando le persone, dandogli la possibilità di conoscersi. Come si scopre Go Drink? Come facciamo a trovarla? Allora, Go Drink è online, www.godrink.it,
Ci sono le app iOS e Android, GoDrink, le trovate sugli store. Grazie mille. Prego. Avete ascoltato il secondo podcast dei tre dedicati a Jazzine 2019, l'evento organizzato da Fondazione Ampio Raggio. Tutti i link citati nelle interviste che avete appena sentito sono nel post che accompagna questo podcast, che trovate sul sito radiostarmiapa.it. Mentre per avere più informazioni su Fondazione Ampio Raggio, che ha prodotto questo speciale, basta andare sulla pagina Facebook ufficiale facebook.com/Fondazione Ampio Raggio. Starmi Up si sostiene con le donazioni degli ascoltatori. Potete effettuarne una adesso usando Patreon o Satispay. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Starmi Up attraverso il gruppo Facebook e in altri modi che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento al prossimo speciale su Jazzine 2019. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.